Ma io credo che la serata del 30, a cui davvero spero che i genovesi e liguri arrivino, insomma, per ricordare Luigi Tenco nei giorni del 50° anniversario della sua morte, possa essere una serata davvero per tutti, ma anche per quei ragazzi che a scuola hanno insomma, seguito la prima fase del progetto dei cantatori nelle scuole. La serata che vogliamo omaggiare, questa festa che vogliamo fare e regalare ai cittadini, ai liguri, per Tenco, è la prosecuzione logica di quello che abbiamo portato nelle scuole, ovvero l'obiettivo rimane e resta quello di valorizzare la nostra eccellenza, la nostra tradizione, la canzone cantautorale genovese e ligure. E quindi chiaramente non potevamo non ricordare Tenco e non diciamo, dedicare una serata e dedicarci una serata sull'onda delle sue canzoni, delle sue note e delle sue parole. E dicevo che è una serata che è in prosecuzione col progetto Cantautori nelle scuole, perché non a caso avremo una prima fase di questa serata dedicata alle parole, quindi al valore delle parole che lui ha scritto nelle canzoni, e quindi avremo un grande artista come Joe Lady X che reciterà le sue canzoni, e avremo anche però una grande enfatizzazione della musica, perché Andrea Bacchetti si è, diciamo, prestato, e sono molto contenta che abbia accettato, insomma, di essere coinvolto in questa esperienza, di risuonare Tenco con delle variazioni, insomma, quindi ci attualizzerà Tenco e credo che ci rirenderà il valore anche della musica. E quindi avremo una sorta di scissione tra musica e parole, però poi con delle sorprese, perché chiaramente poi ci sarà anche il momento in cui verrà cantata qualcuna delle canzoni, credo che la si potrà chiedere, e anche qualcosa di meno conosciuto e un po' più inedito. Io sono contenta, insomma, di essere riuscita a mettere un punto e a fare in modo che non passasse questo anniversario, questi 50 anni dalla sua scomparsa, senza dare un segnale forte come Regione Liguria. E ovviamente questa è una serata che di fatto chiude la prima fase dei cantautori nelle scuole. Ovviamente abbiamo invitato tutte le scolaresche, abbiamo invitato le classi che hanno partecipato a questo progetto, ma di fatto poi è una serata che apre la seconda fase di questo progetto, e sarà la fase in cui i ragazzi, gli studenti, le classi elaboreranno, diciamo, quello che a loro è rimasto più impresso delle lezioni che hanno fatto. E quindi ci potranno essere canzoni scritte piuttosto che elaborati grafici, disegni, qualche cosa. Insomma, ogni classe, ogni scuola, in base alla propria vocazione, farà un proprio elaborato. Ci sarà una sorta di concorso tra gli studenti e poi la premiazione dei migliori, e con gli abbonamenti, non a caso, al Politeama e allo Stabile. La serata di Tenco sarà al Duse, quindi insomma in una delle sale dello Stabile, e siccome nella logica che la cultura può fare cultura e creare volano culturale, poter permettere ai ragazzi di andare poi ad assistere ad alcuni spettacoli teatrali credo che sia il modo migliore, diciamo, per coronare il progetto, che quest'anno è stato sperimentale su Genova e il prossimo anno sarà regionalizzato e quindi toccherà le scuole della Liguria. Non tutte ovviamente, quelle dove riusciremo ad attivare gli istituti, però il fatto di regionalizzarlo credo che sia importante. Beh, in questa serata dovrebbero succedere delle cose piuttosto originali, in quanto ci sarà Joe Lady X, celeberrimo attore televisivo e comico, che in alcuni casi declamerà i testi e in altri canterà proprio delle canzoni. E io intermedierò la declamazione con l'esecuzione, diciamo, un pochettino più classica e riarrangiata dei brani, e in altri casi accompagnerò il signor Dix che canta. Poi adesso, poi questa è l'idea di base. Poi può darsi che da qui a lunedì, essendo lui un geniaccio, può darsi che venga fuori ancora qualcosa, per cui c'è ancora una settimana, non posso dire di più.